nell'era secondaria, da 230 a 65 milioni di anni fa, si verificano le trasformazioni della Pangea e i lenti movimenti delle terre emerse determinano condizioni climatiche che influenzano l'evoluzione degli esseri viventi. All'inizio si assiste allo sviluppo dei rettili e poi a quello dei dinosauri. Tra la fine dell'era primaria e l'inizio della secondaria, il clima caldo e umido provoca una vegetazione simile a quella delle foreste tropicali, ambiente idoneo all'evoluzione dei rettili. Circa 200 milioni di anni fa, i rettili si differenziano in dinosauri, che si distribuiscono sulla terraferma, nei mari e nell'aria. I paleontologi, grazie ai resti fossili ritrovati, hanno identificato più di 1000 specie di dinosauri molto diversificate tra loro. E adesso arriva il bello. Mettetevi comodi che incominciamo a conoscere alcuni di questi dinosauri. Incominciamo con il pteranodonte, che era un dinosauro in grado di volare, vissuto 70 milioni di anni fa, dotato di un'apertura alare che arrivava fino a 7 metri. Si nutriva di pesci su cui si gettava impicchiata. L'allosauro era bipede, alto 4 metri, lungo 12 e dal peso di 12 tonnellate. L'allosauro era uno dei carnivori più grossi. Viveva in Nord America, Africa e Australia, dove cacciava instancabilmente e in maniera molto abile. Il Velociraptor. Come suggerisce il nome stesso, il Velociraptor era un predatore velocissimo e dalla spiccata intelligenza. Vissuto in Asia e nel deserto dei Gobi, era alto appena un metro, lungo quasi due e dal peso di circa 10 kg. Particolarmente aggressivo, questo piccolo dinosauro carnivoro era solito attaccare in gruppo le sue prede, che spesso erano anche molto più grandi di lui. Il tirannosauro, il più feroce dinosauro che abbia calpestato il suolo terrestre. Alto circa 6 metri, carnivoro, attaccava le sue prede con la forza dei suoi denti che potevano arrivare fino a 30 centimetri di lunghezza. Il parasaurolofo, vissuto nel Cretaceo superiore, tra il Canada e gli Stati Uniti, il parasaurolofo era un dinosauro bipede, erbivoro, lungo circa 10 metri, alto 5 e dal peso di 2-3 tonnellate. La sua caratteristica principale era la cresta, posizionata sulla testa, che emetteva dei suoni quando respirava, che probabilmente venivano usati per avvertire di un pericolo. Il brachiosauro, tra i più grandi dinosauri mai esistiti, il brachiosauro è probabilmente l'erbivoro più famoso. I suoi fossili sono stati ritrovati in Africa e in Nord America. Raggiungeva, pensate bambini, raggiungeva facilmente i 12 metri di altezza, grazie al suo collo affusolato, che gli permetteva di raggiungere i rami più alti degli alberi. Ben 23 metri di lunghezza per un peso di circa 80 tonnellate. Lo stegosauro, vissuto 150 milioni di anni fa,
era un gigante erbivoro. La sua caratteristica fisica principale era costituita dalle placche ossee distribuite lungo la colonna vertebrale. Il triceratopo, dinosauro quadrupede dalla dieta erbivora. Il triceratopo visse in Nord America. Il suo nome significa testa con tre corna e descrive bene l'aspetto di questo grosso dinosauro che poteva arrivare al peso di 10 tonnellate, distribuite su un'altezza di 3 metri e una lunghezza di 9.